Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi faremo una brevissima e veloce recensione esperienziale di questo enorme e abbastanza costoso purificatore o umidificatore della Dyson. Nello specifico, circa un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, ho acquistato questo purificatore o umidificatore della Dyson. Il modello preciso è quello che trovate nel titolo del video, ed è un Dyson Purifier Humidify più Cool Autoreact. Il nome è già da solo, insomma, diciamo che alla Dyson dovrebbero cominciare un attimo a migliorare e a semplificare i nomi dei prodotti che ha nella sua gamma. Nello specifico, questo purificatore di base va sostanzialmente, per quello, insomma, che viene detto dal sito, va a catturare il 99,95% di particelle inquinanti ultrafini. Ha un filtro, ovviamente questo è sempre un purificatore meccanico, nella pratica, cioè sostanzialmente va a raccogliere l'aria che si trova nella stanza, la costringe a passare attraverso un filtro che nello specifico è in base allo standard HEPA H13, quindi è tutto completamente sigillato. Quindi cattura da qui l'aria nella parte bassa, sia davanti che dietro. Il filtro infatti si trova avanti e dietro ed è, quando si uniscono, rappresentano un unico pezzo compatto attraverso cui passa l'aria. Nella parte bassa ha una vaschetta di acqua che dovrete riempire per poter fare anche la funzione di umidificatore. Il tutto poi esce o da queste alette che trovate qui in alto, che possono avere o un movimento a 45 gradi o a 90 gradi, però allineate, oppure a 90 gradi, che è il loro modo per, diciamo, rendere il più possibile la ventilazione, diciamo, omogenea e non diretta. Oppure può uscire, si vanno a chiudere davanti e può uscire qui di lato dalle aperture che si trovano qui nella parte sul retro. Non vi dirò eventuali dettagli, eccetera. Vi farò vedere adesso al volo le informazioni che si possono avere dal piccolo display, che può essere comandato con il telecomandino che vi verrà fornito in dotazione. Eccolo qui, che si attacca magneticamente nella parte alta del ventilatore. Non vi dirò termini tecnici, eccetera, perché in realtà nella pratica è inutile avere questi dettagli se non siete degli esperti. Fra l'altro, io non sono un esperto di queste cose. Quello che vi volevo dire, ed è quello che faremo nella parte centrale della recensione, è sostanzialmente come va? Se effettivamente, proprio per esperienza, perché l'ho usato continuativamente per un mese e mezzo senza praticamente mai spegnerlo. E poi faremo anche una breve polemica sui prodotti Dyson, nello specifico, appunto, in questo caso sui purificatori, perché a mio avviso in questo periodo Dyson sta un po' giocando sulla questione. Gli do un nome, appunto, c'è anche nel nome un nome cool, che utilizza tutti i paroloni autoreact, auto qui, auto lì, eccetera. Però nella pratica, in questo periodo, a me sembra che Dyson stia un po' giocando con la questione per sopravvivere, diciamo, a questo periodo di carenza di chip, problemi con la disponibilità di prodotti, di pezzi, diciamo, elementi elettronici, quindi sulla crisi dei chip, eccetera, eccetera. Sembra che stia un po' giocando con i nomignoli per vendere prodotti che nella sostanza hanno meno cose rispetto ai vecchi prodotti, cercando di farli passare per che hanno un qualche automatismo che sopperisce alla mancanza di quello specifico elemento, ma ne parliamo più nel dettaglio quando andremo nella parte centrale della recensione. Ma adesso vediamo al volo insieme quelle che sono le informazioni fornite nel display del dispositivo. Ed eccoci qui per quanto riguarda quello che andremo a vedere come informazioni sul display del dispositivo. Dispositivo di base, come potete vedere dal telecomandino, nella pratica ha pochi pulsanti, quindi
Nella sua parte alta c'è l'accensione del ventilatore, lo spegnimento, le informazioni, che quindi saranno quelle che andranno poi oggettivamente a cambiare le informazioni mostrate sul display, i pulsanti auto di ventilazione e umidificazione, la regolazione manuale di ventilazione e umidificazione, il modo con cui si muovono le palette che orientano l'aria, decidere se, appunto, come dicevamo, l'aria può andare, può uscire da davanti o da dietro, il timer e la modalità notturna. Quello che vedete adesso è la schermata che ci dice nelle varie zone qual è la qualità dell'aria. Quindi in questo momento, insomma, è buona, ma come vi dicevo, semplicemente perché ho tenuto perennemente acceso, praticamente senza mai spegnerlo, per un mese e mezzo questo purificatore. Andando avanti con le informazioni, si passa invece, anziché a un'analisi in tempo reale, che era quella precedente, a un'analisi 24 ore della qualità dell'aria. Il livello di PM2.5, le PM10, le VOC, che appunto sono tutto quello che riguarda i gas e altri elementi di questo tipo che può trovare nell'aria. NO2, sostanzialmente questo è quello che per quanto riguarda l'inquinamento di automobili, eccetera. La temperatura che trova in questo momento nella stanza, l'umidità che trova nella stanza, e poi si passa alla parte di informazioni del filtro, quindi ci va a dire se il filtro, è pulito o meno e se va effettuata un'operazione di pulizia. E poi anche ci dà l'informazione invece del filtro, che è quello che viene usato per l'umidificazione, quindi sia filtro aria che umidificazione. Queste sono tutte le informazioni che potrete trovare sul display. In alto si vedono abbastanza flebili, ma sostanzialmente avete a sinistra lo stato della ventilazione e a destra lo stato dell'umidificazione. La ventilazione e l'umidificazione di base nell'utilizzo standard vengono lasciati in automatico, e quindi lui si regolerà in base alla qualità dell'aria che trova e all'umidità automatica che lui ritiene debba avere la stanza. Se invece si va ad intervenire con il telecomando, dando una velocità manuale impostata fissa, potrete andare a settare fino a 10 velocità di ventilazione. Questo sentite che è una prova che vi faccio proprio per farvi sentire qual è il rumore massimo che emette il ventilatore. Devo dire che alla massima velocità il rumore c'è, si sente, il flusso dell'aria è abbastanza potente, e non è una velocità a 10 che si possa sostenere in un ambito, diciamo, notturno. Tuttavia, vi posso tranquillizzare sul fatto che nella pratica non utilizzerete mai questa velocità, perché se farete come me, e che è poi immagino quello che è l'utilizzo che Dyson ha previsto, e lo terrete perennemente acceso nella vostra casa, sostanzialmente lui con un utilizzo costante riesce sempre a gestire continuamente la qualità dell'aria. Infatti, monitora perennemente in tempo reale lo stato di questi vari elementi che abbiamo visto. Poi vi farò vedere una prova per farvi vedere proprio nella pratica di quanto reagisce velocemente quando rileva un qualcosa di strano nell'aria. Come vi dicevo, sostanzialmente non andrà quasi mai ad utilizzare la velocità 10, ma di base, appunto, vedete che mettendolo in automatico e quindi avendo già in questo momento la stanza una qualità dell'aria buona, sostanzialmente andrà sempre a una velocità così bassa da non essere minimamente percepito. Per quanto riguarda invece l'umidità, ecco, qui vediamo che purtroppo ha quelli che sono i problemi standard di un qualunque dispositivo che non ha una sorta di rilevazione di quello specifico elemento distante dal dispositivo in sé, quindi tende a sovrastimare l'umidità nella stanza. Io ovviamente mi sono avvalso di altri dispositivi che ho in casa che vanno a misurare l'umidità nella stanza,
E quindi facendo un valore puntuale oggettivo, no? In questo momento mi risulta che più o meno in questa stanza ci sono, c'è più o meno un 43% di umidità. Lui ovviamente adesso dice che c'è un 49% di umidità. Quindi, come vi dicevo, tendenzialmente noto che ha sempre un quasi un 10% in più di umidità che misura rispetto a quella effettiva. Quindi di base diciamo che per quanto riguarda la ventilazione, quindi la ventilazione automatica in base alla qualità dell'aria si comporta bene. Per quanto riguarda l'umidità, quello che ho visto io è che di base, per essere sicuri di avere l'umidità come la volete nella stanza, tendenzialmente si deve andare quasi sempre ad intervenire mettendo un'umidità manuale. In base a quello lui regolerà anche se lasciate in automatico la ventola, quindi se sta molto distante, l'umidità obiettivo è molto distante rispetto a quella che c'è effettivamente nella stanza, lui ovviamente andrà ad aumentare la ventilazione automatica per raggiungere velocemente l'umidità richiesta. Invece velocemente a parlare di quello che è stata la mia effettiva esperienza. Ed eccoci qui ritornati velocemente con il nostro bambinone. Parliamo poi effettivamente quindi di come è andato in questo mese e mezzo e di quella che è la mia valutazione finale. Allora, fattore estetico, le dimensioni ci sono notevoli. Ovviamente trovate tutte le informazioni sul sito, è inutile che vi sto a dire centimetri, eccetera. Per essere sicuri che sia un prodotto che vi aggrada esteticamente e come dimensioni, quindi se siete ad avere la certezza che questo dispositivo possa rientrare come dimensioni nel punto in cui volete posizionarlo in casa, andatelo a vedere praticamente in uno dei vari negozi fisici, quindi che siano anche i vari Media World, eccetera, sono sempre esposti, e fatevi un'idea se vi piace. Quello che vi posso dire io per la mia esperienza, a me esteticamente piace, si fa notare nella stanza, è una delle prime cose che viene notata dalle persone quando vengono per la prima volta in casa dopo averlo acquistato. Quindi bello esteticamente e dimensioni generose, ma alla fine se si trova un punto specifico nella stanza in cui sta bene, diciamo che si mimetizza piacevolmente nell'arredo. Per quanto riguarda le prestazioni, come vi dicevo, questo dispositivo è stato studiato per essere sostanzialmente perennemente acceso. La questione cool, quindi il raffreddamento, scordatevi che questo dispositivo possa raffreddarvi casa durante l'estate al posto di un condizionatore. Quindi se è attiva l'umidificazione, ma appunto come dicevo, di base per far attivare l'umidificatore, di base dovete forzarlo a mano mettendolo con un target al 70%, come abbiamo visto prima. In quel caso, ovviamente, se lui emette aria e nello stesso tempo deve umidificare, quindi rilascia anche microparticelle di acqua nell'aria che emette, ovviamente quell'aria sarà leggermente più fresca del normale, perché semplicemente c'è acqua al suo interno. E quindi può effettivamente aiutare un po' a rinfrescare la stanza durante l'estate, ma sicuramente non può condizionare, diciamo, non può fare d'aria condizionata e non può raffreddare una stanza che si trova a 27-28 gradi. Diverso è il discorso per l'inverno: sicuramente per l'inverno può aiutare ad aumentare l'umidità nella casa dovuta al calo classico per utilizzo di termosifoni, eccetera, eccetera. Perennemente acceso, come dicevo, fattore rumorosità non si sentirà praticamente che è in funzione, semplicemente perché appunto. Una volta che lui è perennemente acceso, mantiene sempre la qualità dell'aria a livelli ottimi e quindi non deve andare a forzare con la ventilazione. Nella parte notturna, il massimo di velocità, secondo me, che si può mettere è fra i 4 e i 5 per non avere troppo rumore in fase di ventilazione. Ottimo il suo monitoraggio in tempo reale, infatti vedete che in questo momento praticamente sta andando pianissimo la ventilazione, neanche si sente, ma se io vado a spruzzare un qualche cosa nell'aria,
spruzzata nei pressi del purificatore. Non so se potete sentirlo, ma il purificatore, quando va a sentire in temporale nell'aria un qualche elemento che va quindi ad aumentare il livello della VOC, va ad aumentare la ventilazione quasi in tempo reale per sopperire e andare a riportare i livelli di VOC al livello ottimale. Quindi vedete che già qui rispetto a prima, per quanto riguarda la qualità dell'aria, non ci troviamo più sulla parte verde, ma siamo andati nella parte un po' di allerta come qualità dell'aria. E lui, qui non vi dice la velocità, però sostanzialmente è andato, si sente con l'orecchio, non so, spero si riesca a sentire con la telecamera, è andato ad aumentare la ventilazione per andare a risolvere questa problematica per quanto riguarda gli elementi che lui monitora dell'aria. Quindi, per quello che riguarda la questione reazione automatica alla qualità dell'aria, posso dirvi che reagisce quasi in tempo reale, ma qui arriva appunto alla nota dolente, che era appunto la protesta nei confronti di Dyson. Persino io, che sono insomma abbastanza fissato con gli elementi di elettronica, e quindi appunto altrimenti non avrei aperto questo canale YouTube, mi piace provare tutti i dispositivi eccetera, sono abbastanza esperto di queste cose, persino io, guardando ovviamente velocemente il sito senza andare a, diciamo, ad andare troppo nel particolare delle caratteristiche del prodotto, non avevo capito che questi nuovi prodotti che si chiamano Auto React, che sono quelli che trovate in questo periodo sul sito Dyson, per Auto React sta semplicemente la questione che questi prodotti sono compatibili con l'app Dyson Link, e quindi sostanzialmente a 700 euro, che è il prezzo di questo dispositivo, perché ad oggi i prodotti Dyson praticamente è difficile trovarli in qualunque altro posto se non nei negozi fisici o sul sito Dyson, e quindi si va per forza di cose ad acquistarli quasi per certo al prezzo di listino. A mio avviso non è normale che un prodotto da 700 euro non abbia non sia, diciamo, smart, e non abbia una sua app per monitorarlo da remoto e controllarlo anche da remoto. Quindi quello che volevo darvi come alert è che fate attenzione, ma sostanzialmente, per quello che è la mia idea, Dyson in questo periodo, per sopperire alla mancanza di chip, quindi per sopperire in questo caso alla mancanza di chip Wi-Fi, ha semplicemente tolto questo elemento hardware dal dispositivo. Quindi tutti i prodotti Auto React di Dyson in questo periodo del sito non hanno il chip Wi-Fi, e quindi di conseguenza per forza di cose non sono compatibili con l'app di Link, l'app Link di Dyson. E quindi semplicemente non sono smart, gli viene dato questo nome Auto React per dire che reagiscono automaticamente e quindi non hanno bisogno che li controlli tu da remoto per fare quello che devono fare, ma fatto sta che il modello precedente di questo dispositivo, che era lo stesso identico nome senza Auto React, aveva il chip Wi-Fi, era compatibile con l'app Link di Dyson ed aveva le stesse identiche caratteristiche di monitoraggio automatico e reazione in base alla qualità dell'aria. Quindi su questo, nota negativa per Dyson, attenzione che giocare troppo con, anziché aumentare i prezzi dei dispositivi, tento di dare lo stesso prezzo, che è comunque molto alto, sicuramente il prodotto è valido, devono recuperare su tutte le spese di studio di tutte queste soluzioni hardware che vengono applicate su con questo dispositivo, però attenzione che non è molto etico e non è, diciamo, molto rispettoso nei confronti dei vostri clienti aggiungere un'etichetta fashion al nome del dispositivo per andare a giustificare il fatto che avete tolto un qualcosa dal dispositivo scrivendo piccolo piccolo sul sito, attenzione, questo
questo dispositivo non supporta l'app Dyson Link. Quindi su questo sicuramente nota negativa, a mio avviso non è plausibile avere un prodotto da 700 euro nel 2022 che non è smart, quindi non può essere interconnesso con altri dispositivi per fare eventuali automazioni eccetera eccetera. Sul fatto che poi effettivamente serva o non serva per questo tipo di dispositivo, posso dare insomma beneficio della ragione a Dyson, e questo effettivamente è un dispositivo che non ha grossi bisogni di intervento manuale, lasciando la casa da sola vuota per esempio io sono andato in vacanza un paio di settimane, ho lasciato la casa vuota con lui perennemente acceso, non ha avuto nessun problema meccanico, non si è mai bloccato, non si è mai inceppato, non ha mai avuto aumenti di rumorosità della ventilazione eccetera, quindi sicuramente a livello hardware è un bel pezzo di ingegneria. Però appunto fate attenzione quando comprate sul sito Dyson a tutte le caratteristiche segnate sul sito, perché piccolo potrebbe esserci scritto: mi dispiace, stai pagando 700 euro ma questo dispositivo non è smart. Quindi conclusioni: bello esteticamente, un po' troppo ampio per quanto riguarda le dimensioni, ma appunto come vi dicevo, per motivi semplicemente scientifici e tecnici, un purificatore che agisce appunto come questo in maniera meccanica, forzando l'aria attraverso un filtro, per coprire un determinato numero di metri quadri di una casa, deve avere una certa dimensione, una certa potenza di ventilazione, quindi è difficile avere un prodotto di piccole dimensioni per quanto riguarda la purificazione che copra un determinato numero di metri quadri. A mio avviso questo dispositivo qui, su uno spazio abbastanza regolare con queste dimensioni, può coprire un 60 metri quadri tranquillamente. Non troppo silenzioso alle massime velocità, ma appunto come vi dicevo, sopperisce con questa cosa tenendolo perennemente acceso, non lo sentirete neanche nella stanza perché lui man mano gestisce continuamente, monitora continuamente l'aria. Quindi gli do come voto diciamo un 7 su 10 per quanto riguarda la valutazione overall. Purifica effettivamente l'aria, ho notato insomma un miglioramento della qualità dell'aria nella mia casa con il suo utilizzo, aiuta anche per quanto riguarda gli odori e funziona anche molto bene per quanto riguarda l'umidificazione, perché a differenza dei classici umidificatori da due soldi, non va a fare un qualcosa di vaporizzato, quindi un qualche fumo di acqua che raggiunge, non lo so, i due metri davanti al dispositivo e poi si ferma. Questo qui va effettivamente a rilasciare microparticelle di acqua insieme all'aria, e quindi riesce effettivamente a diffondere ed aumentare l'umidità nella casa in maniera omogenea. Questo è quanto, ditemi nei commenti cosa ne pensate, se anche voi come me siete stati tratti in inganno da questi nomi e non avevate notato che acquistando un prodotto di questo tipo con la vocina AutoReact avete preso nella pratica come me un dispositivo non smart. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!